Allora, come vi ha preannunciato Andrea, parlerò di Flutter e React Native, in particolare farò un confronto un attimo generale per capire quali sono le differenze principali e per farvi capire quale potrebbe fare a caso vostro. Per chi non mi conosce, mi ha già presentato un po' Andrea, con Andrea e Simone organizziamo eventi come questi con i GDG Venezia e invece durante il giorno lavoro ad Uniware, dove mi occupo del client Android e della nostra piattaforma di data analysis. Se volete rimanere in contatto con me, questi sono i miei riferimenti, seguitemi se volete. Bene, partiamo subito con un disclaimer. Tutto quello che dirò riguardo quest'oggi durante questo talk è basato sulla mia esperienza, sulla mia personale esperienza di sviluppatore mobile e ad oggetti, quindi può divergere dalla vostra esperienza, sarò contento di discutere con voi delle differenze, eccetera, eccetera. Come ogni talk mi piace dare un po' di background su come è nato e quindi sostanzialmente questo talk nasce dal fatto che a Natale, lo scorso Natale, ho deciso di studiare un po' Flutter perché così mi ero interessato, volevo studiare qualcosa di nuovo e in parallelo mi sono messo a studiare React Native principalmente per esigenze di lavoro. Quindi cosa ho fatto? Ho seguito dei corsi, letto tutorial, le solite robe, però volevo anche fare qualcosa di pratico per vedere se avevo realmente capito, e quindi ho fatto un'applicazione sia in Flutter che in React Native. Diciamo che questa applicazione riproduce dei suoni, non vi dico altro, siete curiosi, mi chiedete dopo, magari a cena. E sostanzialmente oggi vedremo una panoramica sul linguaggio di questi due framework, su come costruire una UI, cosa succede sotto il cofano. E vedremo anche un esempio tratto dall'applicazione che ho sviluppato. Quindi un po' di storia, React Native è stato sviluppato o è stato mostrato al pubblico per la prima volta, o meglio, non è stato mostrato al pubblico, ma è stato sviluppato nel 2013 durante un hackathon interno di Facebook. E dopo, solamente dopo 2 anni, è stato nel gennaio 2015, è stato annunciato al pubblico con la prima preview. E poi nel maggio 2015 è stato rilasciato definitivamente e reso open source. Flutter invece è molto più giovane ed è stato presentato in forma embrionale, diciamo, nel 2015 durante il Dev Summit di Dart. E poi 2 anni dopo, nel maggio 2017, credo durante il Google I/O, è stata rilasciata la prima preview pubblica in alfa. E poi solamente lo scorso dicembre è stato rilasciato in versione definitiva, la prima, la 1.0. È abbastanza giovane, però come trend si sta facendo sentire. Questi sono i trend di ricerca di Google e come potete vedere Flutter sta crescendo molto molto velocemente e sta raggiungendo quasi React Native. Altro indice di trend è la repo su GitHub, anche soprattutto gli issue. Che è meglio avere tanti o meglio avere pochi? Dipende dai punti di vista. No, nel senso, se ce ne sono tanti vuol dire che la gente si interessa, magari può essere un indice positivo. Altro trend interessante, leggendo tempo fa, mi sono accorto di questo blog post di LinkedIn, in cui descrive che Flutter è uno dei linguaggi più in crescita tra gli ingegneri del software che stanno imparando velocemente. Bene, cominciamo a parlare un attimo di linguaggio, però prima un piccolo sondaggio: quanti di voi sono sviluppatori mobile? Ok, quanti web? Ok, quindi chiudetevi gli occhi per le prossime slide. E perché parliamo del linguaggio di React Native che è JavaScript e che per gli sviluppatori ad oggetti è un po' così. Non è una novità, ad esempio per come è gestito il tipo, dato che JavaScript è loosely type e quindi se non si dichiara bene il tipo, non si sa qual è bene il tipo, può scoppiare, possono succedere cose strane, può fallire silenziosamente e mi è successo anche ieri, cioè dimmi cosa succede. Dimmi che hai fallito, non andare avanti, star zitto. Vabbè. E vabbè, poi l'ereditarietà è diversa, insomma c'è un po' di casino, ad esempio
anche venendo da un altro background, l'ecosistema, c'è un po' di confusione, ci sono mille robe per fare, mille librerie per fare la stessa roba, e insomma non è una novità che è nel web, è discusso, e nei vari Reddit sì, ci sono mille scherzi, sono capitato su questo per caso, insomma, capitato a ridere. Però insomma è una questione di background, e si può ovviamente gestire la cosa venendo da un background ad oggetti, serve un po' più di fatica. Flutter invece, come vi ho anticipato prima, il linguaggio di Flutter è Dart, che è stato inventato da Google nel 2011, e sostanzialmente Google ha voluto andare a sistemare quei problemi che ha JavaScript in confronto agli sviluppatori ad oggetti. Quindi, ad esempio, è reso più amichevole nei confronti dei linguaggi ad oggetti. Ad esempio, è strongly typed, però il tipo può essere gestito a runtime, quindi si fanno contenti sia dev web sia i dev object oriented, quindi contenti tutti. E un'altra caratteristica è che ha una curva di apprendimento molto, molto, molto bassa, nel senso che se in, diciamo, ci ho messo una settimana ad essere abbastanza efficiente nel fare un'applicazione, non particolari costrutti complessi, però bene o male ci si orienta facilmente. E altre caratteristiche di Flutter, di Dart, è la capacità di compilare a codice nativo, quindi ARM x86 come architettura, e fare transpiling a JavaScript. Quindi sono caratteristiche che vanno bene sia per la parte web che per la parte mobile. Prima di andare avanti, altro disclaimer, altra nota: non sono qui per fare una crociata contro JavaScript, sto semplicemente dandovi la mia esperienza, ed essendo da un background mobile e ad oggetti è un po' così, e ognuno ha la sua esperienza, ognuno piace una cosa specifica, il mondo è bello perché è vario. Quindi passiamo a parlare di UI, come fare la UI, e facciamolo con un po' di codice, se no ci annoiamo tutti. E sostanzialmente questo è un codice di esempio in Hello World in React Native. Questo è in Flutter, è già più bello perché meno codice, siamo, almeno io sono pigro, meno codice scrivo, più cose sono. E vabbè, scherzi a parte, passiamo. È un po'. No, si vede. E passiamo ad esaminare la parte in Hello World di React Native. E sostanzialmente abbiamo un metodo render dove si va a ritornare tutto quello che deve essere disegnato all'interno dell'interfaccia. Quindi può essere una view, in questo caso è una view con all'interno un testo. E sostanzialmente view e testo sono componenti, ovvero i blocchi base per disegnare la UI. E ovviamente possono essere combinati insieme tra di loro per fare un componente custom più complesso, e vengono definiti usando un linguaggio specifico chiamato JSX, che è un misto tra JavaScript e XML, una sorta di, non è nulla di particolare, ci mette 10 secondi per capire come orientarsi. E tutte le customizzazioni di come appare l'applicazione viene fatta tramite CSS, che di solito è come funziona nel web. Però la differenza tra di solito e sempre la scoprite solo a runtime, diciamo, quando non funziona quello che volete fare. E vabbè, è così. E ovviamente ci sono molti componenti, nella documentazione potete scorrerli, c'è la lista di tutti i vari possibili. E passiamo ora a Flutter. Questo è l'Hello World, in questo caso di solito si ha il metodo runup che esegue l'applicazione. In questo caso ho sparato dentro il widget di cattiveria direttamente perché è una Hello World basilare. Di solito si crea il widget su un'altra classe e qui lo si istanzia e lo si mostra, però vabbè, per farla breve. Qui in questo caso è come il metodo render, qui c'è un widget center che centra i propri figli all'interno della schermata,
e al, come figlio viene passato un oggetto testo che è un semicello Word, e come potete immaginare i widget sono dunque i blocchi base per fare la UI in Flutter. Prendono chiaramente ispirazione da React Native, e non sono io a dirlo, è la stessa Google che nella documentazione ha proprio scritto: abbiamo preso ispirazione da React Native. E in Flutter tutto è un widget, l'applicazione stessa è un widget, sono widget bottoni, menu, toolbar, eccetera, sono widget i font, i colori, eccetera, eccetera, sono widget anche le caratteristiche del layout, quindi padding, oggetti centrati, allineamenti, eccetera, eccetera. Anche qui c'è la lista della spesa di tutti i widget che potete utilizzare, la trovate nella documentazione. Quindi, in React Native si usa i componenti per disegnare la UI e si utilizza un linguaggio specifico è diverso da JavaScript, però sono 4 H che si imparano in 10 secondi, mentre in Flutter si rimane e si scrive in Dart. Ovviamente si può, come dicevo prima, si può modularizzare tutta la UI, e vi consiglio di farlo, poiché altrimenti veramente in 2 secondi ci si ritrova con file lunghissimi, pieni di componenti, questo chiama quello, questo chiama quell'altro, non si capisce più niente, quindi vi conviene spezzare, smembrare, che si legge meglio ed è meglio. Se l'applicazione è molto più complessa, ha senso andare a gestire lo stato, poiché in questo modo si separa la logica di presentazione dalla business logic, e questo è buona norma farlo per i soliti motivi, perché è più testabile, perché si può sincronizzare in questo modo lo stato tra diversi componenti in diversa parte dell'applicazione, e ci sono vari modi di farlo. In React Native si può utilizzare il metodo chiamato naive, che non so se sia chiamato naive o l'ho battezzato io, comunque insomma è il metodo in cui si imposta lo stato direttamente in ogni schermata, e se avete applicazioni non troppo complesse che deve condividere stato a destra e a sinistra va benissimo, oppure si può usare Redux come su web e altri modi, però questi sono i principali. In Flutter invece si può utilizzare anche qua il metodo naive, che è praticamente la stessa roba, è identico, poi vedremo negli esempi, si imposta sempre lo stato. Si può usare anche qui Redux, c'è l'implementazione di Redux, si può usare Model View Intent, si può usare gli Scope Model, che sono un po' più semplici, e quest'anno, l'anno scorso Google consigliava i block, ovvero Business Logic Components, quest'anno invece consiglia gli Scope Model perché sono più semplici. Io personalmente mi sono trovato bene con i Business Logic Components venendo da RX Java su Android, e sostanzialmente in questo caso c'è il componente di Business Logic, c'è uno stream di ingresso, si lavora con gli stream, c'è uno stream di ingresso che passa allo stato della UI dopo un'interazione, la passa alla Business Logic che la elabora, e poi c'è uno stream di uscita che ritorna alla UI, e quindi mi sono trovato bene. E qui sono un po' di risorse utili per la gestione dello stato, sono solo in Flutter, perché in React Native ho solo usato il metodo naive, che per quello che dovevo fare andava più che bene. Il modo che vi ho descritto poco fa per disegnare la UI è definito modo dichiarativo. E si differenzia dal modo che siamo abituati ad utilizzare adesso, che è il modo imperativo, dove si va dal proprietario della view attuale, gli si chiede un'istanza, la si va a aggiornare in base allo stato, in base a cosa succede. Quindi ad esempio per gli sviluppatori Android è quello che si fa col ormai vecchio, spero che non lo usiate più, Find View by ID, e dove gli si va a chiedere: dammi un'istanza di text view, te la aggiorno con questa nuova stringa, e ecco qua. Non, questo è il vecchio metodo, il nuovo metodo, diciamo, che è un po' più moderno, un po' più versatile, è appunto la UI dichiarativa, in cui si descrive come vogliamo la UI, e dopo sarà il framework che va a aggiornarla in base allo stato che cambia. E ovviamente lo stato può essere
è gestito dal framework e siamo noi impostargli, è cambiato lo stato, eccetera, eccetera. Non sono io a dire che questo è il metodo più moderno, ma anche ad esempio all'ultimo Google I.O. c'è stato questo talk, che se non avete visto e siete sviluppatori Android vi consiglio di guardarlo, perché è molto interessante, in cui viene sostanzialmente presentato Jetpack Compose, che è un metodo, è una, un toolkit per disegnare la UI in modo dichiarativo in Android. È ultra instabile, in pre-alpha, per utilizzarlo bisogna scaricare una versione modificata di Android Studio, mi pare, bisogna scaricarsi la OSP e far cose, e sostanzialmente l'hanno rilasciato già adesso per avere feedback, per poter, per darci la possibilità di provare e vedere cosa non va e insomma dare feedback a Google in questa direzione. Sostanzialmente quello che succede è che intanto è un toolkit basato su Kotlin, quindi bene, meglio, e sostanzialmente si hanno delle funzioni che vengono annotate con la notation composable e poi il framework passa in tutte le passa insomma le funzioni che abbiamo dichiarato e va a costruire una gerarchia di UI in base a come l'abbiamo dichiarata. Poi se va a cambiare lo stato, quindi ad esempio in questo caso va a cambiare la stringa che gli passiamo in ingresso, il framework aggiorna tutto in base al cambiamento. Non solo Google, ma anche l'altro ieri Apple al WWDC ha presentato Swift UI, che è la stessa roba, un metodo dichiarativo per disegnare l'interfaccia in iOS, solo che l'altro giorno sembrava bello, oggi ho letto che è solo per, dispositivi con iOS 13 in poi. Quindi c'era ho letto un tweet che c'era il solito iOS dev che si vantava della distribuzione di iOS che ha coperto il 90% dei dispositivi, poi oh che bello, c'è Swift UI, però devo aspettare 2 anni, Android invece rilascia il nuovo pacchetto Android X, lo aggiorno subito. E sostanzialmente questo è l'esempio di Swift, sembra, mi pare di averlo già visto, insomma, a parte al netto della sintassi Swift, più o meno è la stessa roba. Bene, non scendo nel dettaglio perché non sono un dev iOS, quindi non so bene i dettagli. Bene, passiamo a vedere cosa succede sotto il cofano di React Native e Flutter. In React Native sostanzialmente c'è un'infrastruttura che viene costruita a runtime, che viene definita, viene chiamata bridge. E questo serve poiché i componenti che abbiamo visto prima non sono dei veri e propri componenti, ma sono una corrispondenza con i componenti nativi che ci sono in Android e iOS. Quindi abbiamo che il text che abbiamo visto prima corrisponde in Android, ad esempio, alla text view. E quindi c'è questa necessità di comunicazione tra la parte cross, la parte JavaScript e la parte nativa. E quindi il bridge si occupa di chiamare e dirigere e orchestrare queste due parti. Praticamente il codice JavaScript gira su una virtual machine, su una JavaScript virtual machine, che anche qui non ho capito bene, ma su iOS è già presente nel sistema operativo, su Android non c'è. E quindi viene shippata insieme al framework, alla libreria React Native, occupa 3 MB in più e vabbè. L'hanno aggiornata con la nuova versione di React Native dopo 3 anni, credo, e dovrebbe garantire il 25% in più di performance, chissà. Il bridge gestisce queste comunicazioni ad eventi, quindi cosa vuol dire? Ci sono tre attori, la parte nativa, il bridge e la parte JavaScript. Quindi succede un evento, quindi ad esempio si apre l'applicazione e la parte nativa comunica al bridge che vuole fare qualcosa, aprire l'app. Il bridge genera un payload, lo serializza, quindi fa un JSON sostanzialmente, e lo manda alla parte JavaScript. La parte JavaScript, in base a quello che riceve, decide che deve fare qualcosa, quindi in questo caso mostrare e renderizzare una nuova UI. La comunica al bridge che di nuovo genera un altro payload e
con tutte le informazioni, quindi che view mostrare, lo stato, eccetera, eccetera, e lo ripassa alla parte nativa che va a istanziare le view, va a istanziare le text view, va a istanziare i corrispondenti componenti di JavaScript. Tutte queste chiamate vengono fatte, non vengono fatte ogni volta appena arrivano, ma vengono batchate in una coda e vengono fatte in maniera sincrona. La coda si viene flashata ogni 5 secondi per evitare overhead inutile e fare chiamate continue che rallentano. Già ci vuole c'è un piccolo delay in più, se le facesse ogni volta sarebbe un delirio. Il team di React Native sta però lavorando ad una nuova implementazione di questo bridge, ci sta lavorando e vuole velocizzare questo fatto di aggiornamento della UI e vuole farlo in maniera sincrona. Non ho letto niente al riguardo, non mi sono ancora documentato, vi lascio qui il riferimento ad un talk fatto dal team React Native che guarderò, che io voglio guardare. Flutter invece, come dicevo prima, con Dart abbiamo la possibilità di compilare a codice nativo e quindi sostanzialmente i widget vengono compilati, il codice viene compilato a codice nativo e c'è un engine C++ che va a disegnare la UI. Quindi ad esempio, si ha un canvas e c'è una libreria grafica che disegna i nostri widget. La libreria grafica in questione è Schia, che magari l'avete già sentita nominare, perché è la libreria grafica che viene usata in Chrome e in Android. E il fatto di avere una libreria grafica che disegna ha dei pro, infatti si può usare la GPU per avere frame rate elevato e delay praticamente annullato. Di contro però abbiamo che la grandezza dell'APK dell'IPA aumenta, poiché questo engine deve essere messo dentro il pacchetto dell'applicazione, sostanzialmente. Quindi, ricapitolando, su React Native i componenti vengono tradotti al corrispondente nativo, mentre su Flutter vengono incorporati all'interno del pacchetto. Un contro di questo è che se Google o Apple decide di aggiornare la text view con i Grigori, teoricamente React Native è trasparente alla cosa e continua a funzionare. Flutter invece continua a visualizzare i widget diciamo vecchi e deve lui fare un nuovo rilascio con i nuovi widget aggiornati. E però di pro abbiamo che il delay abbiamo che su Flutter, cioè su React Native, c'è il delay dovuto a tutta la comunicazione tra parte nativa e parte JavaScript, mentre su React Native praticamente non esiste perché non c'è bisogno di traduzione e funziona sostanzialmente come un engine di un gioco in cui si disegna il pulsante con la grafica del gioco e l'engine lo disegna sullo schermo. Infatti Flutter viene descritto come viene descritto come capacità di sviluppare UI complesse, UI caratteristiche espressive in modo veloce con performance native. Ecco, questo sono le, quando si apre il sito ci sono queste tre caratteristiche messe in primo piano. Bene, passiamo ad esaminare alcune caratteristiche interessanti tra i due framework. Una prima cosa interessante è il fatto di avere lot reload senza perdere lo stato. Quindi cosa succede? Facciamo una modifichina di una stringa, di una parola, di un colore, non dobbiamo ricompilare tutto, ma in pochi secondi c'è il cambiamento direttamente nell'applicazione. Questo in React Native funziona usando un modulo di Webpack che è stato modificato per l'occasione e in due parole sostanzialmente c'è una runtime che riceve il pacchetto aggiornato e lo sostituisce di cattiveria all'interno del virtual machine e c'è la cosa aggiornata. In Flutter invece questa cosa viene utilizzata facendo una combinazione tra compilazione end of time e just in time.
Sostanzialmente, per le build di produzione si utilizza il compilatore ahead of time, quindi viene, il codice viene, viene fatto nativo, viene compilato nativamente durante la build, mentre per le build di debug viene fatto a runtime. E in questo modo si può usare una virtual machine e iniettare il nuovo codice direttamente. Per questo motivo, se avete visto degli screen in giro per il web e per i social, c'è un ribbon in alto a destra, credo, che con scritto debug, appunto perché essendo che c'è una virtual machine che è just in time, è più lento rispetto alle build di produzione. E questa è una caratteristica molto, molto, molto importante del Hot Reload. Chissà che con i nuovi aggiornamenti funziona anche su Android una cosa simile, perché adesso non funziona. Altra caratteristica interessante è la possibilità di la caratteristica di aggiornare da parte del framework solo i componenti o i widget che effettivamente sono stati cambiati o sono stati aggiornati durante l'esecuzione dell'applicazione. E questo viene fatto usando una rappresentazione della UI attuale. React Native utilizza un virtual DOM per questa cosa, e ad esempio, se prendiamo questo esempio, adesso questo è tratto dal web, però è la stessa cosa, per questo bottone viene generato questa rappresentazione, che non è nient'altro un JSON, e quando viene innestato all'interno di un contesto più interessante con altri componenti, altre view, va a generare un albero. E per trovare la differenza si usa un algoritmo di comparazione tra alberi chiamato reconciliation, che è sostanzialmente un algoritmo euristico che fa delle assunzioni per diminuire la complessità o grande di n. Altrimenti bisognava usare un algoritmo per trovare la minima distanza tra le distance tra alberi, che è, a livello accademico è a complessità o grande di n cubo, quindi un po' schifo. E basta parlare di algoritmica, se no vado avanti di ore. E quindi queste due assunzioni, la prima è il fatto che il framework assume che due widget di tipo diverso genereranno due alberi diversi. Quindi se cambia il tipo di widget, cambia il componente, o il componente, bisogna renderizzare tutto. E l'altra assunzione viene dallo sviluppatore, nel senso che Flutter, React Native, ti obbliga, o meglio, non è che ti obbliga, ti mette un mappazzone giallo di non dà un errore, ma dà un warning giallo sullo schermo dell'emulatore, che prima o poi lo sistemi perché ti dà fastidio, e sostanzialmente ti obbliga a passare una chiave per ogni elemento della lista. In questo modo lui ha tutte le chiavi e va ad aggiornare solamente gli elementi che sono effettivamente cambiati, e quindi non tutta la lista ma solo determinati elementi. Flutter invece utilizza un semplice albero tra virgolette, e ad esempio per questa UI, quindi tre bottoni in fila su una riga con la label incolonata, genera quest'albero, questo qui. E sostanzialmente in questo caso abbiamo che in ogni nodo c'è l'informazione dello stato, e ogni nodo viene marcato come dirty, c'è proprio scritto dirty sulla documentazione, e questo se avviene un cambiamento dall'esterno, che può essere l'input dell'utente oppure il fatto che abbiamo impostato uno stato nuovo. E viene fatto il confronto, in questo caso non viene fatto con un algoritmo di differenza tra alberi, ma per ogni elemento vengono analizzati i figli separatamente, e facendo delle assunzioni, assumendo cose, la complessità è grande di n. E non scendo nei dettagli, entrambe le metodologie di aggiornamento sono spiegate bene nella documentazione online. Forse per React Native bisogna guardare quella web, ma è la stessa cosa, e vi consiglio se siete interessati di dare un'occhiata, perché è molto istruttivo, molto interessante. Altra caratteristica è la possibilità di fare un'app cosiddetta Frankenstein, l'ho nominata io Frankenstein,
questo perché vuol dire che possiamo fare delle feature, delle view, degli screen, eccetera, eccetera, in React Native all'interno di un'applicazione già esistente con già la sua infrastruttura e complessità. E questo può essere molto utile se avete delle feature che possono cambiare molto, non sapete se vivranno a lungo o, che ne so, magari non avete tutti gli sviluppatori a disposizione, solo uno, eccetera, eccetera. Dipende molto dalle esigenze di chi la sviluppa. Sostanzialmente, nella parte nativa c'è una view vuota e che funge da container per la parte React Native. Si genera con questo comando lunghissimo un bundle che viene caricato all'interno di questa view. E il tutto funziona molto bene, devo dire, no, non ho notato problemi. E non è stato un esercizio solo accademico, ma siamo in produzione con questa cosa. E si può fare la stessa cosa con Flutter. Sono andato a leggermi, però ho visto questo. Ho detto ok. Proveremo più avanti. C'è già gente che lo usa in produzione, mi pare Groupon che usa in produzione una cosa del genere. Facendo anche porcherie non ho capito bene con i submoduls di Git, non ho capito come l'hanno fatto, però è ancora instabile. Il futuro sarà questo, però è ancora presto, anche perché sul wizard di creazione di un nuovo modulo su Android Studio c'è proprio import Flutter module, quindi in futuro è quello, penso. Bene, parlato mezz'ora, andiamo a vedere un esempio un po' più pratico. Questo è tutto lo snippet adattato un attimo per esigenze di brevità dell'applicazione che ho fatto. Partiamo ad analizzare la parte React Native. Qui c'è il metodo classico metodo render di cui ho parlato prima. E quindi partiamo col definire una view, definiamo la status bar, anche qui per un delirio per la prima volta che ho approcciato. Per modificare la status bar ho dovuto importare un'altra libreria che fa la navigazione. Questo è delirio. Vabbè, Flutter, una riga. E sostanzialmente mostriamo quello che vado a mostrare nella schermata è una lista, in questo caso si usa la flat list, e come potete vedere in basso c'è key extractor che va a generare una chiave per l'elemento della lista, ed è per il discorso che facevamo prima sulle ottimizzazioni. Qui forniamo insomma, i dati della lista, e c'è il metodo renderItem che va a definire cosa fare cosa vedere per ogni item della lista. Qui in particolare ho usato un listItem che è da una libreria esterna, perché la prima volta che ho approcciato sta roba volevo finiamo subito sto delirio in JavaScript. E quindi è una libreria che listItem è l'elemento della lista, ti dà la possibilità di mettere un'icona a destra o un'icona a sinistra, il testo, la descrizione, classica roba da rubrica telefonica, insomma, o da schermata contatti. Quindi ad esempio qui do il titolo, do uno stile al container, quindi qui con semplice CSS, poi vado a definire l'icona a destra e qui in questo caso un'icona, che questa è da una libreria esterna, credo. Sì, credo proprio di sì. E anche qui per l'icona si definisce uno stile, sempre in CSS, un po' di immagini, padding, eccetera. Nella gestione dell'onPress vado ad aggiornare lo stato, così posso cambiare l'icona dinamicamente da play a pausa, insomma, credo fosse quello il caso. E ricordatevi questo set state perché ritornerà. E insomma, questo alla fine di tutto, questo è stato il risultato, che è lo screen di prima anche. E passiamo quindi a Flutter. Qui, come potete vedere, siamo nel caso che vi dicevo prima, in cui viene fatto un widget, vero e proprio, non viene chiamato dentro il runApp. Sostanzialmente si crea un widget, e quando si va a creare un widget dobbiamo dare l'override del metodo build, ed è sostanzialmente il render di JavaScript, di React Native.
E qui in questo caso impostiamo, vado a impostare widget scaffold, che è la struttura dell'applicazione material in Flutter, in cui possiamo definire in questo caso l'app bar e la toolbar sopra e il body, oppure possiamo definire, ti dà la possibilità di definire all'interno direttamente un floating action button, un bottom sheet, tutte le robe material design. In questo caso ho solamente definito il titolo della toolbar e nel body ho creato, ho ritornato il widget center. In questo caso francamente non so perché ho scritto center, perché non è che non è che dovevo centrare l'oggetto e tutta la view. Codice vecchio. E, come figlio di questo center ritorno il list view, il builder della list view. Questo perché nella documentazione c'è scritto che il builder è molto più efficiente per liste lunghe e sostanzialmente va a renderizzare solamente gli item che sono realmente visibili, più credo che anche un offset, penso, no? Disegna tutto ogni volta. E invece se andiamo a creare l'oggetto list view direttamente è inefficiente con liste lunghe, quindi vi consiglio di andare direttamente di base con questo, che pace. E, all'interno dell'item builder andiamo a definire come visualizzare la UI per ogni elemento della lista, e questo non è nient'altro che il famoso render item che abbiamo visto prima. Quindi all'interno abbiamo in questo caso un container, che è un altro widget, in cui ho definito dello stile. Qui come potete vedere non è col CSS come dall'altra parte, ma è direttamente scritto in Dart all'interno. E come figlio c'è un widget rig, e che sostanzialmente permette di definire tanti figli quanto lunga vogliamo fare la riga. In questo caso ritorno semplicemente il testo e il bottone, è un bottone che ha i bottoni di prima che abbiamo visto anche di là. E altra cosa che dobbiamo passare è il numero di item che ha la lista, e nel bottone di prima vado a impostare qua, anche qua, lo stato, e come vedete la sintassi è praticamente la stessa, sì, non c'è più quel dis che fa cose strane. E sostanzialmente anche in Flutter andiamo a impostare lo stato. Questo però si può fare solo se utilizziamo un widget stateful, ovvero con stato. Ci sono anche i widget stateless che non si possono cambiare, una volta che definiamo quelli sono e quelli rimangono. E questo è tutto quello che c'è da fare, e si realizza, e questa è l'applicazione che è venuta fuori, che è praticamente identica, a parte forse qualche colore che non ho beccato corretto, però vabbè, se ne frega, il contesto è corretto. Qui ovviamente ho eliminato, come dicevo prima, alcune parti di codice, perché sennò non veniva troppo lungo, non si capiva niente. E se volete ci sono i sorgenti delle due applicazioni nel mio GitHub, c'è anche la versione con Flutter, l'ho continuata a sviluppare in modo decente con Business Logic Components e tutte altre robe per impratichirmi, e c'è anche quella sul mio GitHub, se volete potete andare a dare un'occhiata. Bene, abbiamo visto un esempio, passiamo un attimo alle conclusioni. Abbiamo parlato di cross platform, che secondo me non è male, però non è assolutamente il migliore del nativo, e se mi sentite dire una roba del genere, o sono ubriaco, no, non neanche da ubriaco posso dirlo, e una roba del genere vuol dire che mi hanno hackerato il cervello, cioè uccidetemi, sopprimetemi se dico una roba del genere. E sostanzialmente si tratta di una scelta con compromessi, basata sulla vostra specifica situazione, quindi che ne so, avete una feature che volete provare e che sarà, itererà moltissime volte, o avete un team risicato, ma però anche questo non è che sia proprio vero, perché se usate React Native serve comunque uno che sappia Android, uno che sappia iOS, perché ci si ritrova necessariamente sicuramente a gestire codice nativo Android e iOS. Però magari un sviluppatore impegnato su un'altra cosa, un altro può aiutare a fare solo una feature, ci sono mille casi possibili. L'unica cosa
L'unica cosa è che abbiate la consapevolezza di fare uno step back se i problemi diventano più dei benefici. E è una cosa non facile da fare, poiché bisogna mettere una sconfitta, e non sempre l'uomo non è fatto per ammettere le sconfitte, sostanzialmente. Bisogna essere in grado di farlo, e come ha fatto ad esempio Airbnb qualche tempo fa. Quindi sei partito dicendo che stava un confronto, chi vince? Beh, non c'è un vincitore. In questo momento React Native è molto più stabile, ha molto più storia, ci sono molte più librerie, quindi è più diffuso di Flutter, e quindi potrebbe essere più consigliabile utilizzare questo, ma potreste essere anche abbastanza bold da andare con Flutter direttamente, se magari partite con un progetto da zero e non dovete fare tante cose particolari, vi documentate all'inizio quali sono i limiti del progetto, si può andare anche con Flutter, secondo me. Anche perché secondo me Flutter è il futuro, sempre che Google non lo droppi, come ha fatto ieri, come ha fatto ieri con Google Trip. Droppiamo Google Inbox, ma non preoccupatevi, per i bundle c'è Google Trip, droppate anche quello. Vabbè. Però c'è il web. Perché Flutter ha performance migliori di React Native, non c'è quel bridge che necessariamente c'è poco, ma c'è quel briciolo di performance perse, e soprattutto Dart è un linguaggio molto più moderno, pensato per il mobile, perché JavaScript non è pensato per il mobile, e quindi ci sono tutti i vari problemi che abbiamo visto. Non abbiamo visti tanti, ma ormai sono conosciuti. E secondo me non dovrebbe dropparlo Google, anche se non ho la sfera magica, sostanzialmente perché il loro business principale, che è AdWords, è sviluppato, la parte mobile è sviluppata con Flutter, la parte web è sviluppata con Angular Dart. E quindi non ti droppi il linguaggio, il framework, se lo usi per la roba che ti fa sei il primo motivo di business che fai AdWords, però non sono un esperto, sai mai cosa fanno. E è il futuro, anche perché sempre anche Google I.O. finalmente è stato presentato in technical preview Flutter for web, prima era in preview prova, là se sei fortunato funziona, penso, adesso in technical preview dovrebbe essere più stabile, e sostanzialmente abbiamo visto prima che c'è un engine sottostante in C++ e sopra tutto il framework che con i widget, con la gestione. E sostanzialmente, se andiamo a togliere quel bridge in C++ e mettiamo un bridge che va a disegnare su un canvas web, su una pagina web, è fatta. E sostanzialmente si può riutilizzare la business, immagino solo la business logic di un'applicazione Flutter. Attualmente, ad esempio, il Flutter for Web è su un altro branch, però quando si andrà a mergere su... hanno detto che si mergerà sul principale, quindi noi importiamo un framework solo. Altra novità interessante è il supporto desktop, e quindi c'è la possibilità di buildare l'app desktop usando Flutter, e quindi anche questo non deve essere molto stabile ancora, però ho visto vari screen di gente che ha provato. C'è un pazzo che ha fatto un clone al solo lato UI di Slack, e funzionava, cioè gli screen funzionavano, dopo non so cosa succedesse. Però anche qui, se va come hanno immaginato, potremmo avere una business logic unica per desktop, web e mobile, che è bellissimo se fosse vero. Secondo me però il futuro non è tanto cross-platform, o meglio, cross-platform in questo modo va bene per app, tra virgolette, non serie, non che scalano tantissimo. Per le app che scalano tantissimo, secondo me avrà successo Kotlin multiplatform, quando non sarà delirante come adesso utilizzarlo, per Gradle che scoppia, robe, casini. E sostanzialmente là sarà interessante se riusciranno a portare una cosa in cui si fa la business logic senza particolari patemi in Kotlin, e poi la UI
la UI con il linguaggio specifico di Android, iOS, web, desktop, IoT, chi più ne ha più ne ha. Secondo me quello è il futuro, speriamo. Bene, siamo giunti praticamente alla conclusione, qui è la bibliografia e alcuni link utili da consultare. Le slide poi le pubblico su slide deck da qualche parte, insomma, se mi seguite poi le trovate, se seguite i canali di AGG Venezia manderò anche una mail probabilmente ai partecipanti all'evento e insomma le trovate se siete interessati a dare un'occhiata. E questo è quanto, grazie per l'attenzione, se avete domande sono qua.